L'ultima volta che ci incontrammo era marzo 2022 e ragionavamo su quella che definivo l'emergenza epidemica del rocchetto dello yo-yo, così l'avevo definita nel mio libro Golpe Globale, e ritengo che quella struttura concettuale ci permetta ancora di capire molto di ciò che sta accadendo e di ciò che ancora accadrà. Riprendo rapidamente la tesi dello yo-yo per svilupparla e per provare a portarla in tensione con il nostro presente. Insomma, la volta scorsa ragionammo essenzialmente su due temi, o almeno su più temi, due dei quali voglio richiamare oggi. Il primo era quello secondo cui l'emergenza epidemica non si sarebbe risolta brevemente, del resto erano già 2 anni nel marzo 2022. Esattamente 2 anni che stavamo vivendo in quell'emergenza, e la mia tesi, sviluppata nel libro Golpe Globale, era quella secondo cui l'emergenza sarebbe durata ancora molto tempo, traducendosi di fatto in una condizione di normalità. L'emergenza procede secondo il ritmo dello yo-yo. Ho usato questa espressione semplicemente per rendere più accessibile e immediato il concetto, ossia non è un'emergenza continua e che si mantiene immutata nel tempo, ma che procede secondo il ritmo dello yo-yo, dove fase 1 e fase 2 si alternano senza soluzione di continuità. Dopo la fase 2 non si torna mai alla normalità, come i più ogni volta si illudono debba avvenire, ma si ritorna ogni volta alla fase 1, quella delle emergenze più delle limitazioni più severe e stringenti. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda quella che ho definito l'emergenza come cifra del neoliberismo. L'ordine neoliberale, scrivevo in Golpe Globale e discutemmo di questo tema qui insieme a marzo, è un ordine che non vive l'emergenza come un elemento perturbatore che subentra accidentalmente e che va a inficiare o comunque a far scricchiolare una normalità priva di emergenza. Al contrario, l'emergenza si iscrive a tutti gli effetti nell'ordine neoliberale che vive nell'emergenza e dell'emergenza. Sicché l'emergenza epidemica era un'emergenza particolarmente apprezzabile sul piano dell'esemplificazione di quello che stavamo dicendo, ma lo dicevamo già allora, non sarà l'unica, non era stata l'unica e in futuro nemmeno sarebbe stata l'unica. Dicevamo che c'erano già state emergenze come quella del terrore, come quella finanziaria e come molte altre che sarebbero potute intervenire e forse già facevamo riferimento, credo di sì. Nel marzo 2022, a emergenze di tipo climatico, a emergenze di tipo bellico e così via. E quindi questo aspetto ci permette ora di svolgere ulteriori considerazioni sul tema dell'emergenza infinita. Partendo dal primo punto, quello del rocchetto, vedete, oggi siamo a ottobre 2022. Sembra che i contagi stiano tornando a salire, un tema su cui si torna a riflettere in Italia e in Europa, diciamo. Primo errore che consiglio a tutti di evitare accuratamente è quello di pensare che la situazione sia solo italiana. L'abbiamo detto più volte, riguarda semmai l'intero Occidente neoliberale, quindi l'Italia come la Francia, la Germania come la Nuova Zelanda, per spingerci anche più in là, il Canada come la Spagna. Il fatto che adesso i contagi stiano riprendendo a salire non ci deve stupire nemmeno eccessivamente, se si considera il fatto che si tratta di un nemico invisibile molto sensibile alle esigenze della politica, come abbiamo capito, perché ha taciuto, fondamentalmente è rimasto latente in occasione dell'impegno elettorale conclusosi con il 25 aprile e 25 di settembre, e adesso sta riprendendo a farsi sentire perché ha rispettato la par condicio elettorale, quindi non ha preso parola in quel periodo, adesso torna a farsi sentire, e anche questo non era difficile da prevedere, io credo. Del resto, considerate il fatto che
Nei mesi, e questa è l'altra emergenza di cui diremo, nei mesi in cui prese a dilagare l'emergenza bellica sul fronte ucraino, all'improvviso dal circolo dell'apparire scomparve il nemico invisibile e la narrativa dell'emergenza epidemica. Si parlò di altro essenzialmente, benché analizzando i dati la situazione non fosse meno emergenziale tecnicamente rispetto a quando nei mesi precedenti come emergenziale veniva considerata con tutte le azioni e le reazioni del caso. Adesso sembra che stiano risalendo i contagi e non ci stupiremmo dunque se tornasse pienamente operativa la fase 1 dell'emergenza epidemica, cioè se si tornasse a misure più o meno stringenti. Si discute in queste ore, non dico nulla di particolarmente originale, tutto suffragato dal dibattito pubblico e dalle fonti dette accreditate dei giornali nazionali. Si discute proprio in queste ore dell'eventualità di reintrodurre il coprivolto nei luoghi chiusi, di reintrodurre misure emergenziali e naturalmente all'orizzonte troviamo lo spauracchio dell'infame tessera verde. Infame tessera verde che in realtà non è mai venuta meno, come alcuni pure hanno ritenuto di poter sostenere, da che nelle strutture sanitarie, ad esempio, continuava a essere operativa. E quindi, in qualche misura, queste norme dell'emergenza non sono mai venute meno e forse si sono già stabilizzate in una nuova normalità. E questo solleva un problema che avevamo già affrontato anche in altra sede, ossia il fatto che le misure dell'emergenza, viste con lo sguardo critico, sembrano essere un fine più che un mezzo. Questo è un punto su cui varrebbe la pena riflettere. Sembrano essere un fine più che un mezzo, intanto per un'ovvia considerazione di tipo temporale, ossia il fatto che queste misure dell'emergenza sembrano sopravvivere all'emergenza stessa. Qui abbiamo un paradosso squisitamente giuridico. Se alcune misure si attivano in presenza dell'emergenza e trovano nell'emergenza la loro ratio, dovrebbe essere evidente e inconfutabile che, venuta meno l'emergenza, cioè la ratio che le aveva determinate, dovrebbero perciò stesso venir meno anche le misure dell'emergenza. Eppure noi ci troviamo in una condizione per cui molte delle misure d'emergenza continuano a operare anche quando lo stato d'emergenza è stato dichiarato decaduto. E quindi la domanda se siano fini o mezzi, mi pare che sia non trascurabile. Altro punto su cui insisto è il fatto che l'emergenza in realtà coincide già da tempo con una nuova condizione di normalità. Neoliberismo ed emergenza si rovesciano l'uno nell'altro. Potremmo dire che l'emergenza è la condizione normale del neoliberismo che ha bisogno dell'emergenza per tutta una serie di motivazioni che avevamo provato a enucleare. In primis, perché con l'emergenza diventa possibile per il potere neoliberale fare tutta una serie di cose che senza l'emergenza faticherebbe a fare e che anzi con l'emergenza vengono accettate più o meno favorevolmente dall'opinione pubblica manipolata e terrorizzata. Con l'emergenza, infatti, l'inaccettabile appare inevitabile, dicevamo, perché misure che in una condizione di normalità verrebbero sicuramente respinte come inammissibili, liberticide, immotivate, con la presenza dell'emergenza appaiono necessarie e anzi auspicabili, perché volte a proteggere la salute di tutti e di ciascuno. E qui abbiamo quello che ho definito il paradigma securitario. Il paradigma securitario è quello in grazia del quale le limitazioni dei diritti e delle libertà di per sé inaccettabili divengono necessarie in presenza di un'emergenza che per garantire la salute e la sicurezza messe a repentaglio ci chiede di intervenire sulla libertà e sui diritti. E quindi questo ci permette di dire che il neoliberismo si avvantaggia dello stato di emergenza. Il secondo punto, più strettamente legato alla vita parlamentare, è quello che sunteggerò in una formula volutamente provocatoria che così suona. Abbiamo appreso che le democrazie non funzionano bene per gestire le emergenze. Quello che emerge limpidamente è che per gestire e amministrare un'emergenza ci vogliono governi autoritari, con
misure liberticide, con l'accentramento del potere nell'uomo solo sulla plancia di comando, con una riduzione delle discussioni parlamentari, un potenziamento della decisione sovrana, dell'uomo solo e con il potenziamento degli esecutivi. In sostanza, le democrazie parlamentari non funzionano adeguatamente quando si tratta di gestire le emergenze. E a questo punto, naturalmente, torna una vecchia domanda che già altre volte avevamo posto. Chi ci assicura che siano l'emergenza ad aver bisogno di misure d'emergenza e non siano invece le misure d'emergenza ad aver bisogno delle emergenze? Chi ci assicura che una volta che passi, come è passato, il principio di per sé inaccettabile per cui in presenza di un'emergenza si possono limitare i diritti fondamentali? Il potere non usi ad hoc le emergenze per limitare i diritti fondamentali? Sono domande che dobbiamo porre e che in questi anni credo siano divenute ineludibili. Questo ci permette di dire che l'ordine neoliberale si avvantaggia dell'emergenza e la utilizza a mo' di ars regendi come metodo di governo. Su questo tema, nel mio libro Golpe Globale, mi sono ampiamente soffermato e Giorgio Agamben pure in maniera assai più raffinata e più concettuale, più elevata di me, ha sicuramente fatto nei suoi lavori e quindi resta un punto di riferimento importante. Però quello che voglio dire è che l'emergenza di fatto è già la nuova normalità. Bisognerebbe davvero riuscire a uscire dal pensiero dell'emergenza come qualcosa di legato a una situazione oggettiva di per sé data e sciolta dai rapporti di potere. Larga parte dello sforzo che ho profuso in questi 2 anni e che Giorgio Agamben pure in maniera articolata ha fatto per parte sua è stato quello di provare a interrogare l'emergenza nel suo rapporto con il potere. Questa è la domanda interessante. Secondo me, e qui dico una cosa forse controcorrente rispetto anche alla sfera dei cosiddetti critici dell'emergenza, ritengo francamente una via infeconda quella di chi analizzi l'emergenza e pretenda di criticarla da un punto di vista medico. E subito mi spiego. Larga parte del dibattito sull'emergenza ha preso un percorso propriamente medico. Per cui ci sono stati coloro i quali hanno provato a sostenere che il virus era meno letale di quanto non si dicesse, altri hanno provato, e molto spesso erano gli stessi in verità, a sostenere che le benedizioni con il Santissimo Siero erano più dannose o meno dannose di quanto ci dicessero, hanno cioè riportato la questione a una argomentazione di tipo medico-scientifico. Ora, poiché io sono convinto che il cuore della questione non sia medico-scientifico, ma sia politico e giuridico, ritengo fondamentale rimanere nell'ambito giuridico-politico e mantenere in quell'ambito il discorso, perché altrimenti si rischia di finire vittime del paradigma medico-scientifico, che è quello su cui l'ordine terapeutico o leviatano tecnosanitario, come l'ho definito, il capitalismo dell'emergenza terapeutica permanente, si fonda, perché vedete, coloro i quali, e non mi annovero certo in questo gruppo, hanno detto che il virus è meno letale di quello che ci hanno raccontato, costoro già hanno metabolizzato la narrativa dominante, semplicemente negano che in questo caso specifico, si possa attivare il dispositivo securitario. L'argomento di molti, che sono stati anche definiti negazionisti, coloro i quali negavano o A, la gravità della situazione, o B, l'esistenza stessa del virus, ci sono state queste 2 categorie anche, a mio giudizio sono fuori strada, ma mai mi spingerò ai livelli di diffamazione e di, come dire, di odio rancoroso che hanno caratterizzato questi 2 anni, li critico bonariamente, sbagliano per un motivo essenzialmente, perché di fatto danno per scontata la bontà del paradigma. Come dire, ci dicono che il virus non è così letale come dicono e con ciò ammettono che se fosse letale come ci dicono, allora sarebbe legittimo il paradigma biosecuritario.
Oppure ci dicono no, il virus non esiste, ma ammettono già che se esistesse però sarebbe legittimo tutto il paradigma che è stato posto in essere. Ora la mia posizione è un'altra. Il virus esiste, sono disposto ad ammettere che sia anche grave e letale 10 volte più di quello che ci è stato detto dalle fonti ufficiali, ma questo è il punto, nulla di tutto ciò può garantire e legittimare la limitazione delle libertà fondamentali, la riduzione dei diritti fondamentali, la sospensione di molteplici punti della Costituzione e di articoli fondamentali che la caratterizzano e così via. Quindi, ripeto, la questione, dal mio punto di vista, non è né poco né punto di tipo medico-scientifico, ma è giuridico-politica. Non si può mettere in mora la libertà. Non si possono sospendere i diritti e la Costituzione in nome della lotta a un virus, quando anche si trattasse di un virus letale, ex ipotesi, al 90%. Quindi, primo punto, questione giuridico-politica e non medico-scientifica. Allo stesso modo, sulla questione del siero benedetto, vorrei dire, perché, come sapete, è nata in Italia una querelle, ma non solo in Italia, una querelle molto articolata sulla bontà o non bontà del siero benedetto, con tre posizioni sostanzialmente. A, i fautori della bontà assoluta del siero benedetto, i quali dicevano è la via per uscire dall'emergenza perché ci garantisce la possibilità di sconfiggere il virus impedendogli di aggredire. Alcuni addirittura hanno esagerato dicendo impedendogli di diffondersi, ma sappiamo per certo che così non è. Altri hanno detto, in effetti non limita i contagi, però è irrilevante, non produce né vantaggi né svantaggi. Altri invece hanno detto, non produce vantaggi, ma produce anzi degli svantaggi. Ora, queste sono le tre posizioni che sono intervenute nel dibattito, ciascuna delle quali avrà argomenti e frecce da portare al suo arco. Io torno a ripetere che la questione, anche in questo caso, non è di tipo medico-scientifico, ma è di tipo giuridico e politico. Anzi, ammettendo ex ipotesi che il siero benedetto sia non solo positivo, ma dico di più, salvifico e anche tale da allungare la vita di 50 anni, ipotesi estrema, ciò detto. Chi per ragioni sue non volesse sottoporsi al siero benedetto, per ragioni che possono essere le più diverse e che mettono capo, a mio giudizio, a un principio fondamentale, quello della sovranità sul proprio corpo, detto con una formula variata delle femministe degli anni 60, il corpo è mio e me lo gestisco io, ecco, chi volesse far valere questo principio avrebbe, a mio giudizio, il sacrosanto diritto di farlo valere, del tutto a prescindere da ciò che vi sia di buono, di neutro o di non buono nel siero benedetto di cui stiamo discutendo, sul quale io non mi esprimo non avendo nessuna cognizione di causa su questo argomento. Dico solo che è abominevole sul piano giuridico-politico togliere dei diritti e delle libertà a chi, per ragioni che possono essere le più diverse, non si sottopone al siero benedetto. E questa è la formula che abbiamo visto subentrare con il dispositivo dell'infame tessera verde. Vedete, l'infame tessera verde, molti hanno detto, aveva come obiettivo la benedizione col Santissimo Siero. In realtà era il Santissimo Siero che aveva come obiettivo l'infame tessera verde, come bene Agamben ha mostrato. L'obiettivo ultimo è la tessera verde. La tessera verde è parte di questo sistema dell'emergenza permanente ed è, a mio giudizio, destinata ad avere ancora grande futuro di fronte a sé. La tessera verde, su cui già ci soffermammo la scorsa volta, ha tante prerogative che chiedono di essere analizzate. In primis, il fatto che con la tessera verde si discrimina chi non giuri fedeltà al nuovo ordine terapeutico, privandolo financo del diritto al lavoro e di molti altri diritti, naturalmente. In secondo luogo, si muta con la tessera verde chi sia tesserato in un soggetto controllato dal potere, secondo una nuova figura che potremmo ben chiamare capitalismo della biosorveglianza. E poi con l'infame tessera verde subentra quel dispositivo che Giorgio Agamben ha egregiamente qualificato il dispositivo della libertà autorizzata.
Cosa vuol dire in estrema sintesi, parafrasando Giorgio Agamben? Significa che quelle che fino a ieri erano nostre libertà e nostri diritti imprescrittibili, da oggi diventano autorizzazioni che per gentile concessione il potere ci rilascia pro tempore, mediate da una spunta verde che compare sul nostro dispositivo tramite QR code. Ora, questo dispositivo è pericolosissimo a giudizio di chi vi parla, come a giudizio di Agamben del resto, perché di fatto trasforma la libertà in una libertà concessa. Ma una libertà concessa, per definizione, non è più una libertà, ma è una gentile concessione che, così come viene rilasciata, può essere ritirata e negata. Questo è il dispositivo che potrà arricchirsi potenzialmente all'infinito, perché non è difficile immaginare che la spunta verde che oggi compare se vi siete fatti il siero benedetto, domani comparirà se avrete consumato le giuste quantità di energia, se avrete partecipato alle giuste condizioni di preservazione dell'ambiente imposte dall'alto, se avrete utilizzato in maniera consona il condizionatore o il termosifone e così via, ad infinitum potenzialmente. Cioè è un meccanismo di controllo e di ridisciplinamento della società notevole, l'infame tessera verde o Green Pass, che dir si voglia, ed è di questo che bisogna essere consapevoli. Tra l'altro, il fatto che lo si sia chiamato Green Pass, con una formula volutamente sciolta dalla questione stricto sensu epidemica, è interessante, perché ci segnala come con quella tessera abbiamo il lasciapassare che potrà essere di volta in volta riempito di contenuti anche diversi. Ecco, per questo mi pare che effettivamente lo scenario sia quello di una rimodulazione delle libertà e dei diritti coerente con un'emergenza permanente. L'emergenza poi è divenuta anche l'emergenza bellica, come sappiamo, e questo non ci deve stupire più di tanto, perché il tempo delle emergenze, il plurale d'obbligo, si lascia inquadrare anche in questa prospettiva. L'emergenza bellica sta proseguendo, non è un'emergenza congiunturale, non è un'emergenza destinata a risolversi nel breve tempo, è un'emergenza che di fatto interessa un irrisolto rapporto fra Oriente e Occidente. Se voi voleste individuare la causa di questa guerra d'Ucraina, sbagliereste grandemente individuandola nel 2022, perché le ragioni di questa guerra risalgono ad almeno gli anni post perestroica, post 92, post implosione ingloriosa dell'Unione Sovietica. Bisogna a questo riguardo far valere uno sguardo storico per capire dove siamo oggi, come ci siamo arrivati e quali sono gli eventuali scenari a venire. Il pensiero contemporaneo si caratterizza invece anche per un'assenza di prospettiva storica. Il fatto che viviamo nel tempo della fine della storia, come lo ha battezzato genialmente Francis Fukuyama nel 92, indica anche il fatto che siamo nel tempo della fine della prospettiva storica e della consapevolezza storica. Non solo a parte obiecti, cioè il fatto che, diceva Fukuyama, la storia è finita perché si compie nella sussunzione del mondo intero sotto il modello americanocentrico di libertà liberale. Ma anche a parte subietti, nella nostra consapevolezza, è come se il senso storico si fosse atrofizzato e noi fossimo divenuti incapaci di pensare la storicità. Federico Nietzsche nell'Ottocento, nella seconda delle considerazioni inattuali sulla storia, diceva di vivere nel tempo della malattia storica. Dopo Hegel e dopo la Hegelite, come la chiama in un'altra delle considerazioni inattuali, cioè dopo il male dell'hegelismo che pensava tutto in termini di storia dal punto di vista di Nietzsche, noi viviamo oggi in un tempo che, variando Nietzsche, definiremo della malattia antistorica. Non siamo più in grado di pensare storicamente. Utilizziamo categorie del tutto destoricizzate che bene emergono nel modo in cui viene presentato questo conflitto dall'ordine del discorso dominante. Fate caso. Non si parla mai di radici storiche, di vicende di sviluppo che ci hanno condotti fino a qui.
si parla in maniera puerile, fumettistica, dilettantesca e caricaturale di forze del bene contro forze del male, di una parte buona che fa giustizia contro una parte cattiva che merita di essere disgregata e abbattuta. Abbiamo una metafisica, o se preferite, una teologia immediata, banale, una teologia della banalità che contrappone un Occidente buono per definizione a un Oriente maligno altrettanto per definizione. E in questa maniera si perde di vista proprio la prospettiva storica, che noi invece dobbiamo recuperare. E dobbiamo recuperarla ponendo la Grundfrage, la domanda fondamentale. Come siamo arrivati fino a qui? Qual è il percorso che ci ha condotti a questa situazione nella quale dunque siamo? La tesi che, a mio giudizio, deve essere sviluppata è quella che parte storicamente dal crollo del muro di Berlino, 1989, passa per l'implosione del comunismo realizzato, Mosca 91 e 92, la perestroica e via discorrendo, e che giunge fino alla situazione ucraina attuale. Cosa vedete? La narrativa dominante ripete, farfuglia quasi ossessivamente una frase. È nel vero e nel giusto chi viene aggredito, è nel falso chi aggredisce. Questa tesi potrebbe essere, diciamo così, anche ammessa in linea di principio con delle limitazioni che se ci fosse Socrate tra noi potrebbe facilmente esplicitare, no? Se vi trovate in casa un delinquente, siete voi che sbagliate nell'aggredirlo per primi, secondo questa narrativa, sì. E vedete che questa narrativa già ci fa, solleva tutta una serie di dubbi e di perplessità. E allora, in ogni caso, prendiamo per buona la narrativa per cui ha sempre ragione chi viene aggredito. Quello che non torna dallo storytelling egemonico di marca atlantista odierno è chi sia l'aggredito, perché questa è la domanda che dobbiamo porre. Chi è l'aggredito? La narrativa occidentale risolve facilmente la questione. L'aggredito si chiama Ucraina, l'aggressore si chiama Russia. E in effetti, se ci fermiamo alla scena del mondo del febbraio 2022, così sembra che sia la questione, se non fosse che questo aspetto è come il frame di un film, è come lo spezzone, il fermo immagine di una pellicola che ci mostra solo una parte della storia. Noi dobbiamo la storia raccontarla tutta, la pellicola dobbiamo vederla per intero, perché è un po' come se in una rissa noi vedessimo solo chi assesta un cazzotto a un certo punto senza aver visto chi ha assestato precedentemente nelle precedenti scene della pellicola pugni, gomitate, cazzotti e testate. E allora, risalendo, facendo riavvolgere la nostra pellicola, ci accorgiamo che il primo gesto di aggressione di questa guerra risale essenzialmente agli anni 90, quando la NATO e la civiltà del dollaro, usciti vincitori dalla terza guerra mondiale, che fu la guerra fredda, anziché rispettare come da accordi l'area post-sovietica e in qualche modo l'idea per cui l'Unione Sovietica accettava di porre fine alla propria attività, ammettendo però in pari tempo gli Stati Uniti la non occupazione di quelle aree. Bene, proprio all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica, con le macerie del muro ancora fumanti e con Gorbaciov baldanzoso per la perestroica, gli Stati Uniti già procedevano, di fatto occupando un poco alla volta gli spazi post-sovietici. Voi potete, con un gesto banale quanto efficace, confrontare le cartine del mondo, dal 1992 ad oggi, per vedere limpidamente come non sia stata la Russia a espandersi imperialisticamente verso Occidente, come oggi pure si dice, ma sia stato l'Occidente a trazione atlantista a espandersi impunemente verso Oriente. Voi potete facilmente vederlo, e a prova di bambini, però vedete quanto la tenace e pervicace opera ideologica del pensiero unico
politicamente e geopoliticamente corretto riesca a rovesciare le carte, perché nell'immaginario comune è radicata l'idea che sia la Russia in procinto di invadere l'Occidente, che sia la Russia in fondo che dall'89 ad oggi non fa altro che sfondare verso Occidente e far valere mire imperialistiche. Eppure una semplice, banale analisi delle cartine ci mostrerebbe come viceversa sia stato l'Occidente a spingersi sempre più verso Oriente. Considerate anche i paesi che un tempo erano di pertinenza di quello che era detto il Patto di Varsavia, vedrete che molti di essi, dal rosso si sono ritinteggiati verso il blu. Vedrete ad esempio che la Romania, che proprio nell'89 oltretutto vide anch'essa un rivolgimento interno che, secondo alcuni, con una forma di un vero e proprio golpe interno, o se si preferisce di rivoluzione colorata, Velvet Revolution, procedette all'abbattimento di Ceausescu, colpevole di aver oltretutto appianato per intero il debito della Romania e quindi di aver risolto ogni debito del paese rispetto a banche e usurai esterni. Bene, nell'89 Ceausescu venne fatto cadere con la solita, ormai ben nota retorica del dittatore totalitario, e noi sappiamo ormai che dittatore totalitario è la forma con cui il discorso dell'Occidente destruttura ogni altra forma politica che non sia quella dell'Occidente liberale stesso. E quindi di volta in volta sono dittatori tutti coloro i quali non si pieghino al discorso dell'Occidente. Se poi sono figure anche più controverse e anche più tiranniche rispetto a quelli che l'Occidente proclama dittatori, poco conta. Ad esempio, l'Occidente rispetto all'Arabia Saudita come si colloca? È interessante anche questo, perché difficilmente si troverà un paese dell'area medio orientale più avverso ai diritti elementari, più radicale nelle sue forme tiranniche dell'Arabia Saudita, che tuttavia non figura mai tra quelli detti stati canaglia, dove invece compaiono come stati canaglia di volta in volta la Siria, l'Iran, la Russia, la Cina, tutti quelli non allineati con Washington. E quindi vedete, dall'89 ad oggi Washington si estende verso Oriente. Ho citato il caso della Romania, dacché la Romania è entrata nell'Unione Europea, la Romania è costellata di basi militari statunitensi con missili puntati verso l'Oriente e così via. Ora, la partita fondamentale è evidentemente quella dell'Ucraina. L'Ucraina è una partita fondamentale per l'Occidente e per la Russia, perché l'Ucraina è, per così dire, quella terra di confine tra Oriente e Occidente che dovrebbe a rigore rimanere una terra nullius, proprio per fare da stato cuscinetto, da zona di scambio fra Oriente e Occidente. Ed è quello che invece l'Occidente a trazione atlantista non vuole accettare. Che il possibile nuovo conflitto mondiale, e noi in realtà siamo già in un conflitto mondiale, in un'emergenza bellica permanente, potesse divampare o esacerbarsi a partire dall'Ucraina, era quello che il compianto Giulietto Chiesa teorizzava già a pertis verbis nel 2014-2015. Giulietto Chiesa diceva che già in quegli anni, ed erano gli anni di Euromaidan non per caso, Euromaidan fu una sorta di golpe di rivoluzione colorata gestita o comunque se non gestita ampiamente apprezzata e glorificata da Washington, rivoluzione colorata, dicevo, mediante la quale un governo in Ucraina venne fatto cadere manu militari con morti per le strade e con cecchini che sparavano dagli edifici e venne sostituito da un governo che ebbe la pensata, non appena si insediò, di mettere fuori legge i partiti comunisti, di riscrivere la Costituzione, costituzionalizzando l'ingresso nella NATO dell'Ucraina e preparando la strada a quello che poi sarebbe stato, in seconda battuta, il governo del Guitto Zelensky, attore NATO, come io sempre lo chiamo, con la N maiuscola, per le ragioni che subito diremo. Ecco, i fatti d'Ucraina quindi sono decisivi perché l'Ucraina è una cerniera fra Oriente e Occidente e in qualche modo l'Ucraina non è mai entrata nemmeno nell'Unione Europea, però
perché l'Unione Europea, in questo caso saggiamente, ha sempre ritenuto che dovesse rimanere una terra nullius, un luogo di neutralità. E invece già da tempo ci sono pressioni per favorire questo ingresso dell'Ucraina nella NATO. In verità, secondo le fonti russe, l'Ucraina non è ancora entrata nella NATO, ma la NATO è già entrata da tempo in Ucraina, perché uomini della NATO, missili e armi della NATO già in Ucraina circolano da parecchio tempo, almeno da Euromaidan, come si diceva. Quello che appare evidente è che lì si giochi la partita fondamentale di questa guerra mondiale che io, sulla scorta del mio maestro Costanzo Preve, chiamo la quarta guerra mondiale. Successiva alla terza, che fu la guerra fredda, la quarta guerra mondiale è quella che la civiltà del dollaro, già nell'89, ha dichiarato a tutti gli stati non allineati a Washington. Fu la volta dell'Iraq, prima guerra del Golfo, fu poi la volta della Serbia di Milosevic, che era uno stato disallineato rispetto a Washington, con ancora una struttura sociale forte, che guardava alla Russia non per caso e che la Russia a sua volta vedeva come possibile sbocco verso l'Adriatico e quindi verso il Mediterraneo. Fu poi la volta dell'Afghanistan, come sapete, terra storica di contrapposizione e di antagonismi tra Oriente e Occidente e anche di espansionismi imperialistici di varia natura. Fu la volta poi di nuovo dell'Iraq, fu la volta della Libia. E poi adesso siamo arrivati di fatto con l'imperialismo statunitense che bussa alle porte direttamente del Cremlino. Perché di questo si tratta. Siamo al cospetto di una guerra mondiale, la quarta, che adesso nello scontro con la Russia sembra raggiungere il suo momento apicale, che precorre poi uno scontro ancora più grande con la Cina. E qui dico subito un punto che mi pare importante. La Russia è il nemico nel breve periodo, ma nel lungo periodo il vero nemico di Washington sarà Pechino. È lì che si giocherà la partita fondamentale per il futuro. Tra una civiltà, quella di Pechino, che non ha alcun interesse a ricorrere alle armi, da che riesce a primeggiare serenamente sul piano economico, è già la più grande potenza economica mondiale, la Cina. Ha anticipato anche le previsioni quanto al proprio sviluppo. E dall'altra abbiamo una potenza, Washington, che sa benissimo di non essere più la prima potenza mondiale economicamente e sa altresì di essere ancora la prima potenza mondiale sul piano bellico. E voi capite che questo può creare situazioni esplosive sul piano dei rapporti. L'imprevisto, però, o almeno quello che appare essere un imprevisto, è la saldatura fra la Russia e la Cina. Questo è l'aspetto imprevisto rispetto a quello che Washington forse immaginava, quella che è stata definita la cordiale intesa fra la Russia e la Cina, fra l'orso e il dragone. Russia e Cina non hanno mai intrattenuto rapporti di solidarietà, nemmeno quando erano rosse tutte e due, ai tempi di Mao, dello stalinismo e del post-stalinismo. Hanno sempre mantenuto rapporti di fredda indifferenza, quando non direttamente di aperta, sia pure non combattuta, ostilità. Oggi per la prima volta Russia e Cina cooperano. Cooperano mosse più che da un'ideologia comune, da un comune nemico, o più precisamente dall'esigenza di difendersi da un comune nemico, la civiltà del dollaro, che è quella che già ha dichiarato più o meno apertamente guerra a entrambe. Tra l'altro anche l'analogia fra l'Ucraina e Taiwan è emblematica, perché riprendendo le parole di Giulietto Chiesa, l'Ucraina è utilizzata da Washington come bastone contro Mosca, proprio come, aggiungo io, Taiwan è utilizzata da Washington come bastone contro Pechino. Tali e tante sono le analogie che ci permettono di dire che Washington sta di fatto utilizzando lo stesso schema di azione e di pensiero. Trascurando però, dicevo, a mio giudizio, il fatto che Mosca e Pechino sono congiunte questa volta, fanno quella che i greci chiamavano la battaglia oplitica. La battaglia oplitica è quella in cui si dà protezione col proprio scudo a metà del corpo del proprio compagno, ricevendo per la propria metà scoperta analoga protezione dal compagno che ci sta a fianco. Cioè, infatti, la cifra della battaglia oplitica è quella per cui
ci si fida l'un dell'altro e ci si copre a vicenda nei limiti e nei punti di forza di ciascuno, ed è quello che sta attualmente avvenendo. Ora, noi non sappiamo come andrà a finire questa guerra, che è una parte fondamentale della quarta guerra mondiale, come l'ho definita. Sappiamo però intanto chi già questa guerra l'ha perduta. Prima di dire però chi l'ha perduta, lasciate che io faccia un passo indietro e dica ancora un tratto generale di questa quarta guerra mondiale. Questa quarta guerra mondiale è una guerra che si basa anzitutto sulla espansione illimitata della civiltà del dollaro. È la guerra della globalizzazione. È un global war, letteralmente. È la guerra che la civiltà del dollaro dichiara a tutti i paesi che ancora non si siano sottomessi al suo dominio. Finito meno il mondo biarticolato secondo Oriente e Occidente, Berlino 89 e seguenti, gli Stati Uniti pretendono di sottoporre al proprio dominio il mondo intero e lo fanno di volta in volta aggredendo e annettendo chi si oppone: Iraq, Serbia, Libia, Afghanistan e così via. La narrativa è quella che si basa su uno schema discorsivo molto semplice, direi banale, che così riassumo. Rispetto al piano di espansione mondiale dei diritti e della libertà occidentali, ci sono di volta in volta dei nuovi Hitler. Non sfugga il richiamo maniacale alla figura di Hitler. Putin stesso viene oggi, come sapete, associato al novello Hitler. Tra l'altro, questo è curioso nel piano della narrativa, perché i russi, a ben vedere, sono quelli che hanno liberato l'Europa dal nazismo. Ben più degli americani in termini di vite umane, se si considera il fatto che sono stati i militari dell'Armata Rossa a liberare l'Europa del Nord dal nazismo. Quindi bisognerebbe rimandare Roberto Benigni alla scuola elementare della saggezza quando mostra nella Vita è bella il carro armato statunitense che libera il gulag, il lager tedesco, no? Sono stati i sovietici. Ora, chiaramente nell'immaginario non può passare questa considerazione, perché i sovietici sono per definizione i maligni e quindi Putin stesso può figurare come un nazista nella narrativa. Quel Putin che, come sapete, arriva direttamente dal milieu dello stalinismo, è verità riconosciuta che lì nacque e lì operò. Tra l'altro c'è un altro piccolo paradosso che se mi consentite evoco rapidamente. Nella narrativa dominante Putin è un nuovo Hitler, anche se è parte di quella storia che dal nazismo ci ha liberati. Laddove invece l'Ucraina del guitto Zelensky è il fronte avanzato della libertà, dove però ci sono realmente i nazisti, a cui l'Europa e gli Stati Uniti stanno mandando armi e sostegni di varia natura. Si dirà che non tutti gli ucraini sono nazisti, ed è evidente, ma bisognerà pur riconoscere la presenza, non solo genericamente, di bande naziste in Ucraina, come è evidente, ma la stessa genesi del governo di Zelensky, o meglio, di quello che ha preceduto il governo di Zelensky e rispetto al quale il governo di Zelensky si è posto in continuità, è un governo che nasce da forze dichiaratamente della destra neonazista. Euromaidan nel 2014 fu fatta e portò al potere gruppi dichiaratamente neonazisti che vanno sotto il nome di Pravi Sektor, che vuol dire settore destro, Svoboda e poi il battaglione Azov, di cui stiamo dicendo che da sempre fiancheggia e supporta questi gruppi e che ovviamente per imbarazzo generale i gruppi dell'organizzazione del discorso occidentale ci dicono essere i signori del battaglione Azov, pur al netto di tatuaggi con le svastiche e altri simboli di chiara allusione a un mondo storico particolare, ci dicono essere dei pacifici lettori di Kant. Anche questo è emerso sugli articoli di giornale. In realtà sono dei lettori di Kant. Ora, non so quale opera di Kant abbiano letto, difficile che abbiano letto La ragion pratica, comunque così vengono presentati.
Il paradosso, se mi consentite, che in Europa, voi sapete che in Europa oggi l'antifascismo in assenza di fascismo è una delle principali risorse di consenso della civiltà neoliberale, almeno quanto l'anticomunismo in assenza di comunismo. O più precisamente, il neoliberismo come aquila a doppia apertura alare fa valere l'anticomunismo in assenza di comunismo a destra, proprio come fa valere l'antifascismo in assenza di fascismo a sinistra, di modo che coloro i quali provengono da storie diverse lottino fra loro allo sfinimento e insieme esca sempre innocente l'ordine neoliberale presentandosi come quello buono, anche se poi a conti fatti così buono non è, se si considera, come diceva Domenico Lo Surdo, che il peccato originale del Novecento sta proprio nell'aver dimenticato che la tradizione liberale è quella che per prima poté compiere genocidi come quello dei Pelle Rosse in America, la tratta dei neri, che era un'opera fatta dai liberali. John Locke, il teorico del liberalismo, era quello che vantava di avere possedimenti nella tratta dei neri. I primi presidenti americani della Costituzione erano quelli che avevano e teorizzavano la schiavitù dei neri. Quindi il liberalismo, che si presenta come la parte buona rispetto al comunismo e al nazismo e al fascismo, forse così buono non è. Con questo non stiamo ovviamente dicendo che siano buoni gli altri, stiamo dicendo che nemmeno quella è la parte buona, evidentemente, che forse nessuno è poi esente da colpe. Ecco. Paradossalmente, l'antifascismo in Europa oggi è una funzione di giustificazione dei rapporti di forza e di consenso del liberismo. Paradossalmente, però, gli stessi che qui da noi sono antifascisti in assenza di fascismo, dove realmente vi sia il nazismo in Ucraina, lo sostengono convintamente. E il paradosso è che l'unico antifascista in presenza di fascismo oggi in quell'area si chiama Vladimir Putin, che però nella narrativa occidentale passa per essere lui il nuovo Hitler. Voi capite che questa situazione è pittoresca e grottesca al tempo stesso. Con questo non si sta dicendo che Putin sia un santo o sia un eroe o una persona per bene. Molti che combatterono il nazismo dell'Armata Rossa non erano per questo delle persone necessariamente per bene, però non erano nazisti, questo è il punto fondamentale. Quindi, per onestà storica, bisognerebbe dismettere queste categorie destoricizzate e inutili e false, come nel caso specifico dell'Hitler-Putin. Però c'è sempre bisogno di un Hitler nella narrativa occidentale della Quarta Guerra Mondiale, perché in sintesi Leo Strauss la chiamava la reductio ad Hitlerum. Se c'è Hitler, allora ci può essere Hiroshima, in sintesi. Se c'è Hitler, allora il bombardamento imperialistico preordinato è una guerra giusta e necessaria. Sembra un'esagerazione? Lo disse recentemente, all'indomani della guerra d'Iraq, Madeleine Albright, che peraltro è mancata poco tempo fa, personaggio di spicco delle politiche statunitensi, disse, incalzata da un giornalista che le chiese se fosse davvero cosa giusta uccidere 500.000 persone, tra cui bambini, in Iraq, e disse che era una scelta dura, ma ne era valsa la pena, perché in nome dei nuovi Hitler, e Saddam, vi ricordo, era presentato come un nuovo Hitler, proprio come Gheddafi, proprio come Milosevic, allora il bombardamento diventa doloroso ma necessario. E quindi, quando si attiva la retorica del nuovo Hitler, subito scatta questo dispositivo della nuova Hiroshima, no? E dato che si parla molto di guerra nucleare, di ricorso al nucleare, questo è particolarmente, credo, preoccupante. È particolarmente preoccupante, con ovviamente un deterrente per gli Stati Uniti d'America, ossia il fatto che in questo caso anche Putin è nuclearmente munito, a differenza magari di altri paesi come l'Iraq o la Serbia in passato. Ecco, e qui c'è anche, come dire, la narrazione curiosa e infantile per cui gli Stati Uniti chiedono ai paesi non allineati di disarmarsi senza però a loro volta disarmarsi loro. La verità del Far West, no? Nel Far West ci si disarma se congiuntamente si posano le pistole sul tavolo, ma se uno dei cowboy chiede
agli altri di posare la pistola senza farlo lui a sua volta, la sua proposta non è credibile. Invece gli Stati Uniti curiosamente chiedono alla Corea del Nord di disarmarsi, all'Iran di disarmarsi, alla Russia di disarmarsi, ma evidentemente non si procede in questa maniera. Questo per dire, tornando alla questione, chi è che ha perso la guerra? Noi non sappiamo chi vincerà. Sappiamo che l'emergenza è una condizione permanente, sappiamo chi ha già perso la guerra. Questa guerra l'Europa l'ha già persa, bisogna essere chiari. Se c'è uno sconfitto, e c'è uno sconfitto, esso si chiama Europa. L'Europa ha perso la guerra anzitutto sul piano economico, è in fase di recessione, l'Europa letteralmente sta precipitando nell'abisso. È costretta dagli Stati Uniti a fare sanzioni che non danneggiano la Russia, cioè il nemico, ma danneggiano l'Europa che dovrebbe essere l'amico e che a questo punto sorge il dubbio non sia amico per gli Stati Uniti. Alleato non ne parliamo perché gli Stati Uniti non trattano l'Europa come un'alleata. Voi sapete che l'alleanza prevede un rapporto paritario e non la presenza di centinaia di basi statunitensi sul nostro territorio in assenza di anche solo una base europea nel territorio americano. E poi, soprattutto, se qui ragionando a rigor di logica, con la spada della logica, se le sanzioni che tu, alleato, tra virgolette, statunitense, mi imponi di fare alla Russia non danneggiano la Russia, ma danneggiano me, perché mi chiedi di continuare a farle? Forse perché dici di voler colpire la Russia, ma sai benissimo che stai colpendo me. E perché gli Stati Uniti vogliono colpire l'Europa se l'Europa è alleato e colonia degli Stati Uniti? Qui vi propongo due sole interpretazioni. La prima, uno scopo punitivo. L'Europa deve essere punita perché in questi anni si è presa la libertà di pensarsi troppo indipendente da Washington. Lo ha fatto guardando con simpatia alla Russia, guardando con una certa apertura alla Cina, il governo italiano più di tutti in verità, se considerate il fatto che l'esperienza 2018-2019, il cosiddetto governo giallo-verde, aprì alla Russia e congiunturalmente aprì anche alla Cina con la Via della Seta, attirandosi le ire funeste di Mike Pompeo e degli Stati Uniti stessi. Quindi prima funzione punitiva, non provateci mai più sul territorio europeo, comandiamo noi. E questo dovrebbe indurci a ripensare anche la categoria di liberazione. Noi stessi in Italia festeggiamo ogni anno la liberazione, in realtà a rigore si tratta di una rioccupazione, perché la benemerita fine dei nazifascismi non ha prodotto poi la liberazione, ma la rioccupazione. Chi ci ha liberati, in realtà ci ha rioccupati, se considerate il fatto che liberare, se le parole hanno ancora un senso, significa togliere l'occupante, togliere il nemico, in questo caso le camicie brune, e lasciare libero il paese liberato. Se togli il nemico e ti insedi tu, vuol dire che in realtà mi hai occupato sostituendoti all'occupante precedente. Quindi il 25 aprile, forse nella nostra storia, dovrebbe essere un giorno di festa e di lutto, di festa per la fine del nazifascismo e di lutto per il cominciamento dell'occupazione atlantista. In ogni caso, vedete, l'altro motivo è di ordine non punitivo, ma puramente economico, di dominio. Sono già nel 2019 attestate le dichiarazioni di Washington che vuole rendere l'Europa più dipendente da Washington sotto il profilo del gas e degli altri approvvigionamenti. E in questo modo Washington ci riesce egregiamente, perché di fatto, contrariamente a quello che dicono Repubblica e il Corriere della Sera, con questa guerra non è la Russia che si trova isolata, ma è l'Europa che si trova tremendamente isolata dall'Oriente. E quindi ancora più dipendente a filo doppio da Washington anche per il gas. Basterebbe anche in questo caso guardare sbrigativamente a una cartina per capire che, tolto il Giappone, che dopo due bombe atomiche ha alzato bandiera bianca e si è piegato a Washington, l'Oriente resta fondamentalmente in qualche misura vicino alla Russia o comunque distante dagli Stati Uniti d'America, e l'Europa, isolandosi dalla Russia
e avvicinandosi ancora di più a Washington, si isola da mezzo mondo di fatto. Ecco, quindi la vera sconfitta è l'Europa, per la quale, per descrivere la quale io ricorro sempre volentieri, dato che sono a Milano, lo faccio ancora più volentieri, a un'immagine di manzoniana memoria. È l'immagine con cui Don Abbondio dice di se stesso di essere un vaso di terracotta in mezzo a vasi di metallo, no? Don Abbondio, che non è l'emblema del coraggio, lo dice: coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare. E Don Abbondio si sentiva sempre come un vaso di terracotta in mezzo a vasi di metallo. Lui era una persona mite, avesse potuto, avrebbe evitato ogni conflitto, però con la sua struttura debole, gracile mentalmente, come capacità di combattere, si trovava in mezzo a potenti che non facevano altro che combattere. Quindi di volta in volta lui si trovava in mezzo e, come si conviene, un vaso di terracotta in mezzo a vasi di metallo veniva ogni volta spezzato. Così è l'Europa, che intanto non ha il coraggio necessario per rivendicare la propria sovranità e la propria autonomia, l'Unione Europea essendo di fatto una propaggine di Washington, una pura espressione geografica che garantisce il dominio di Washington sul territorio europeo. E poi l'Unione Europea continua a subire all'interno di questa guerra tra vasi di metallo. Vedete la questione del gas, chi ci rimette in primo luogo è l'Europa. Vedete la questione del nucleare, per ora dibattuta e non praticata, ma dovesse scattare veramente l'allarme nucleare realmente, l'Europa sarebbe la prima a essere disintegrata, stante il fatto che Russia e Stati Uniti sono tra loro abbastanza distanti, o comunque più distanti di quanto non siano rispetto all'Europa, soprattutto la Russia che confina di fatto con l'Europa. E quindi questo è lo scenario: la guerra è già perduta per l'Europa, vaso di terracotta in mezzo a vasi di metallo. Quello che noi possiamo dire è che queste emergenze tracciano un orizzonte di senso profondamente unitario, che chiede di essere letto secondo chiavi interpretative filosofiche, a mio giudizio. Intanto, governare nell'emergenza significa vivere in una condizione di instabilità. Con l'emergenza si possono cambiare le norme di continuo. Ad esempio, fare la normazione per cui da domani bisognerà tenere il calorifero più basso, come è stato fatto. Poca cosa, direte voi, però è un cambiamento importante a livello simbolico, l'idea che il potere possa decidere delle cose basiche della vostra vita. Ancora, al tempo delle misure della fase 1 di questa emergenza epidemica, ogni settimana cambiavano le regole. Questo fa parte dell'emergenza, l'idea che non ci sia una stabilità garantita, ma che tutto varia a seconda dell'emergenza e del suo andamento cangiante. A questo riguardo, in questo caso, dopo aver citato un vostro conterraneo, ne citerò uno mio: Vittorio Alfieri scrive un aureo libretto intitolato Della tirannide, nel quale dice una cosa tra le tante che merita di essere ripensata oggi. Dice Alfieri che tipico della tirannide è il fatto che il tiranno cambia continuamente le leggi. Non c'è stabilità di vita e di governo nella tirannide. Nella tirannide cambiano continuamente. Beh, anche nell'emergenza capita qualcosa di simile, se consideriamo il fatto che tutto varia, non perché ci sia un tiranno, ma semplicemente perché c'è un'emergenza che ci costringe a cambiare continuamente le norme, ma il risultato poi è il medesimo: viviamo in una situazione di precarietà in ogni ambito. Questo fa parte dell'emergenza come metodo di governo, in cui sempre più veniamo espropriati della nostra sovranità in ogni ambito. A decidere è l'emergenza, se ci pensate, a decidere se non siamo più noi in alcun caso, è l'emergenza. E se ci pensate a quello che dicevamo prima, l'epoca che si era schiusa con la liberazione degli individui dai totalitarismi genocidari novecenteschi, promettendo libertà di tutti e per tutti, è quella che sta espropriandoci financo della sovranità sul nostro corpo, paradossalmente. No? Financo della libertà di decidere cosa fare o non fare del nostro corpo. Ecco, questo
clima di emergenza, che mi pare essere ormai la cifra dell'ordine contemporaneo neoliberale, a mio giudizio traccia un orizzonte di senso in cui tante altre emergenze potranno comparire. Quella climatica di cui non abbiamo trattato oggi, ma che potrebbe essere trattata in una stessa chiave ermeneutica. Curiosamente, tra i candidati al Nobel per la pace comparivano insieme. Poi nessuno dei due è stato insignito del premio, ma comparivano insieme il Guitto Zelensky e Greta Thunberg. Mancava solo Anthony Fauci, avevamo, come dire, tutte tutte le emergenze riannodate, o almeno le principali emergenze annodate fra loro, quella epidemica, quella climatica e quella bellica. Ecco, questo è il punto. Bisogna ragionare in questa chiave, comprendendo che quella che stiamo vivendo non è tanto un'emergenza e non sono tanto emergenze in sé per sé, ma è un mutamento, è un laboratorio fondamentale in cui si producono nuovi assetti sociali, politici ed economici che per semplicità abbiamo definito del vivere nell'emergenza e per l'emergenza.